Mettiamo, l'uomo a quel punto sarebbe, che è già una cosa piuttosto complicata, che è già piuttosto, come dice Kant, incomprensibile o misterioso o enigmatico, lo sarebbe ancora di più. Sarebbe non misterioso ed enigmatico, ma proprio qualcuno che non so più come trattare. Se io dovessi rinunciare a chiedere a quest'uomo, tu, anche se la tua vita è stata quella che è stata, anche se i condizionamenti ti hanno portato, eccetera, eccetera, ma tu devi rispondere delle tue azioni, se io rinunciassi a questo, l'uomo non saprei più chi è. Allora, questo per dire che cosa? Che la morale è qualche cosa, è una sorta di evidenza che nessuno può seriamente mettere in discussione. Che nel cuore dell'uomo, ogni uomo, ci sia, nonostante tutto, l'imperativo è fuori discussione. Ma, di nuovo, com'è possibile una cosa del genere? Questo chiede Kant. Com'è possibile che l'uomo che vive nel mondo dei fenomeni, dove tutto è regolato da causa ed effetto, sia libero, sia capace di autodeterminarsi. Per autodeterminarsi bisogna, per così dire, uscire da quello che Kant chiamava il meccanicismo universale, uscire dal mondo dei fenomeni per entrare in un altro mondo. Ma allora diremo che l'uomo è al tempo stesso fenomeno e qualche cosa di più e di diverso, cioè legato al principio di causa effetto secondo necessità e autonomo, capace di libertà. Sì, dice Kant, lo dobbiamo dire, non possiamo non dirlo, perché se non lo dicessimo dovremmo negare che l'uomo è capace di moralità. Se l'uomo fosse tale, non fosse capace di moralità, non sarebbe libero e così via, non sarebbe responsabile. E allora cadremmo in una incomprensione ancora più grave. Lo stesso Kant, lo stesso discorso lo fa a proposito dell'esperienza artistica. Kant, dice: sì, certo, siamo tentati di dire che l'esperienza artistica è una questione di gusto, ma di gusto che per me è quello che è, per te è un'altra cosa. De gustibus non est disputandum, ognuno ha il suo, eccetera, eccetera. Certo, siamo tentati di dire così, ma a quel punto sarebbe come dire che l'esperienza artistica non è un'esperienza artistica. L'esperienza artistica non ha a che fare con l'universale, non è valida per tutti. Ognuno se la fa a modo suo, ma allora è come dire che l'esperienza artistica è un'esperienza di piacere sensibile, come bere il tè o mangiare la cioccolata. Cioè, chi piace la cioccolata, chi piace il tè, ma la cosa finisce lì. Invece, nel caso dell'esperienza artistica, io vado a teatro, esco, se chi è con me ha visto lo spettacolo e dice che è schifo, invece io mi sono emozionato, ho trovato che quella era la cosa più bella del mondo, mi arrabbio. Ma ho ragione o ho torto di arrabbiarmi? Dal punto di vista della teoria che de gustibus non est disputandum, ho torto e lascia fare. A me non è piaciuto, a te sì, e finisce lì. E invece no, e invece mi arrabbio. Ma perché mi arrabbio? Dice Kant, perché hai ragione di arrabbiarti? Ma perché evidentemente quel giudizio, quel piacere che tu hai provato e il conseguente giudizio di gusto pretendono di valere per tutti. Se io dico che il David di Michelangelo è bello, non posso accettare che qualcuno dica che invece solo a te sembra tale perché tu vivi a Firenze, perché la tua storia è quella e così via. Non lo posso accettare. Ecco, secondo Kant, anche questo, la realtà,
dell'esperienza artistica, il suo valore di universalità, il fatto di poter essere universalmente condivisa, quali che siano le storie, le condizioni, eccetera, è un dato di fatto, come un dato di fatto la scienza, come un dato di fatto la morale. Ma a quel punto la domanda qual è? Com'è possibile una cosa del genere? Mica facile. Perché nel caso della scienza, Kant dice, io deduco, io dimostro, io il particolare lo inserisco in un universale, lo, come dire, riconosco che quello è il suo, è il suo posto. Se io lascio cadere una pietra, la pietra cade, perché cade? Perché c'è la legge di gravità. Quel particolare, quella pietra, quel mazzo di chiavi, quel bicchiere che mi è cascato, è cascato in base alla legge. E nel momento in cui io trovo la legge e inserisco il particolare nell'universale che gli pertiene, ho dedotto, ho dimostrato. Ma nel caso dell'estetica non c'è una legge che mi dice perché il bello è bello. Non c'è la legge della bellezza, come c'è la legge di gravità. E allora? Ed ecco qui il dar ragione di questa cosa sorprendente, sconcertante, che è l'esperienza estetica. Perché l'esperienza estetica sia possibile occorrono determinate condizioni, le condizioni sono che, e così via. Allora, che cosa ti sto dicendo? Ti sto dicendo che Kant ragiona sempre allo stesso modo. Anche se tratta realtà così diverse, però si tratta sempre dello stesso metodo, dello stesso tipo di ragionamento. Non solo. Questo tipo di ragionamento è quello che permette di riconoscere nella sua filosofia, la filosofia che dà ragione della realtà della scienza, della realtà dell'etica, della realtà dell'estetica, ma anche una filosofia che è molto più che questo. In genere, appunto, Kant viene interpretato come il filosofo che dà ragione, il filosofo che spiega perché le cose sono come sono. Ma anche qui siamo sicuri di doverci limitare a questo, a considerare Kant come un epistemologo, diremmo noi oggi. Kant, attraverso la sua riflessione, grazie a questo attraversamento di campi di sapere, anzi di esperienze così diverse, che cosa porta alla luce? Di chi sta propriamente parlando? Di noi che siamo capaci di essere scienziati, siamo capaci di essere creature morali e siamo capaci di entusiasmarci per un'opera d'arte e di riconoscere in quest'opera d'arte qualche cosa in cui ne va di noi, qualche cosa in cui ci riconosciamo, qualche cosa che pretendiamo che tutti vivano, non dico alla stessa maniera, non dico alla stessa maniera, perché sono infiniti modi di vivere le opere d'arte, ma tutti vivano consapevoli di quello che stanno facendo. Allora, se le cose stanno così, Kant è di noi che sta parlando, è del senso della nostra vita. Dice addirittura qualche cosa di più che chi dice da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo. Dice qual è il senso del nostro essere al mondo. Potremmo dire qual è il senso dell'essere. Ecco, essere è una parola che Kant tende a evitare, ma di questo si tratta. Questa è la sua filosofia. E per questo è una grande filosofia.